Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula consiliare della città di Agropoli. Oggi celebriamo il 4 novembre. Purtroppo a causa delle condizioni meteo avverse siamo all'interno della casa comunale e non all'esterno, ma faremo insomma allo stesso modo di quando celebriamo ogni anno all'esterno, quindi dov'è il monumento ai caduti. Anzi, ne approfitto anche per annunciarvi che se il tempo ci darà la possibilità di uscire al termine della celebrazione, della manifestazione, andremo tutti al monumento per deporre la corona. Introduco la data del 4 novembre prima di passare ai saluti istituzionali. Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra. Oggi celebriamo un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti con l'impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle forze armate. In questa giornata si intende ricordare in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria, di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi. Questa data, inoltre, è stata l'unica festa nazionale che, istituita nel 1919, abbia attraversato le età dell'Italia liberale, fascista e repubblicana. Se oggi l'Italia è attraversata da una profonda crisi di identità, la sua rinascita quindi non può che passare dalla conoscenza e dalla tutela del suo passato attraverso manifestazioni commemorative come questa, che mantengono vivo il ricordo e il valore di tutti i caduti in guerra. Il prezzo in termini di vite umane fu altissimo da ambo le parti. Le perdite italiane furono di oltre 8.300 morti e oltre 30.000 feriti. Gli austro-tedeschi ebbero invece più di 11.000 morti e oltre 80.000 feriti. Oggi le forze armate italiane operano in missioni internazionali di pace nei paesi dove c'è la guerra e combattono il terrorismo. In Italia provvedono alla sicurezza dei cittadini e li aiutano quando accadono calamità naturali come terremoti, alluvioni. È doveroso quindi da parte di tutti i giovani e meno giovani, nel rispetto di chi ci ha preceduto e ha lottato perdendo la propria vita, di riflettere sugli avvenimenti della guerra e di cavarne degli insegnamenti. È doveroso ogni anno in questa ricorrenza esprimere gratitudine e riconoscenza e onorare la memoria di tutti gli eroici soldati che lottarono, soffrirono e morirono per renderci uomini liberi. È doveroso fare nostri quei valori che ci hanno lasciato in eredità i nostri bisnonni e i nostri nonni, il valore della libertà, il valore della patria e il valore della pace che tutti dovrebbero custodire nel proprio cuore e tramandare alle generazioni future per mantenere vivo il ricordo. Ed ora cedo la parola al tenente di vascello Giulio Cimino, comandante della Guardia Coste di Agropoli. Buongiorno a tutti, a me l'onore di avviare questa celebrazione. Come ha anticipato lo speaker, oggi celebriamo i 101 anni dalla firma dell'armistizio di Villa Giusti, con cui l'impero austro-ungarico e l'Italia posero fine alle rispettive ostilità. Questa data viene ricordata come il termine della Grande Guerra e dell'unificazione italiana, di completamento di quel processo risorgimentale di unificazione del territorio italiano con l'acquisizione tra gli altri territori delle bellissime città di Trento e Trieste. Ma cos'è il 4 novembre? Cos'è il 4 novembre 2019? Vedete, noi ci siamo anticipati, abbiamo anticipato questo evento, come avrete notato, allestendo nel centro, all'interno di una vetrina che si è gentilmente prestata, un manichino vestito da marinaio, da ufficiale di marina. E quindi, come nella migliore delle tradizioni culturali, vi abbiamo preannunciato questa data. Perché? Per stimolare la curiosità di voi giovani, per rievocare la memoria dei vecchi, ma soprattutto per suscitare la riflessione di tutti.
Oggi non si festeggia una guerra o una vittoria di guerra. Tutti ripudiamo la violenza come strumento di risoluzione di ogni tipo di controversia. Oggi volgiamo uno sguardo commosso alla nostra gente, ai nostri nonni, a quei giovanissimi a cui venne richiesto di diventare ben presto adulti per ingaggiare con nobile dignità e umiltà il peso del sacrificio, il dolore del sacrificio, per consegnarci un'Italia unita, per garantire il progresso, per garantire l'unità di tutti. Ebbene, vediamo quindi come in realtà, ascoltando i ricordi dei nostri nonni, prendendo spunto dalla testimonianza di centinaia di migliaia di lettere che ancora vivono oggi, rivolte dai familiari e ai propri cari, come in realtà le forze armate siamo tutti noi. Tutti noi siamo forza armata perché? Non perché vestiamo una divisa, ma perché tutti riconosciamo e ci rivediamo in quei valori. Ebbene, oggi quindi noi riconfermiamo che cosa? Riconfermiamo e riconosciamo che la ragione, il consenso, il diritto sono le direttrici lungo cui noi vogliamo orientare la nostra vita privata, le azioni della nostra attività pubblica, della nostra vita professionale. Quindi oggi, consentitemi di ribadire, è la festa di tutti. Quindi viva le Forze Armate, viva l'Italia. Grazie comandante Cimino. Cedo ora la parola al capitano della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per un saluto a tutti voi e le do anche il benvenuto perché è la prima volta che è tra di noi per essere presente e prendere parte ad una manifestazione istituzionale della città di Agropoli. Prego. Grazie. Autorità civili e militari, associazioni tutte, gentili ospiti intervenuti, buongiorno. Ricorre oggi la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Italiane. Il 4 novembre 1918, con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, venne sancita la fine della Prima Guerra Mondiale e la vittoria italiana sul nemico austro-ungarico. Nella stessa data, qualche anno dopo, nel 1921, fu deposto il Milite Ignoto all'Altare della Patria, in Roma. Il Milite Ignoto, privo di un'identità personale, rappresenta simbolicamente tutti i militari caduti sul suolo italiano ed estero per la difesa della patria, la cui bandiera, simbolo dell'Italia, ricorda indelebilmente nell'accostamento dei colori il verde delle pianure, il bianco delle nevi ed il rosso del sangue dei nostri caduti, che hanno sacrificato il bene supremo della vita per l'adempimento del proprio dovere e la difesa della patria, ieri come oggi. In questa giornata si ricorda il ruolo delle forze armate, dei militari impiegati quotidianamente in Italia e all'estero in contesti di crisi, al servizio della sicurezza del Paese e della comunità internazionale e che ancora oggi sono chiamati alla difesa del suol nostro italiano, ove amor sorride e più benigno irradia il sole, come cita una celebre canzone dell'epoca. Una giornata dedicata all'unità nazionale lungamente perseguita, e a tutti i valori correlati all'appartenenza alle forze armate, che ancora oggi sono ribaditi nel giuramento che tutti i militari prestano alla patria e che si rinnova ogni giorno con l'impegno, la professionalità e la dedizione di chi ha l'orgoglio di custodire la difesa della patria e l'onore di indossare le stellette. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Grazie Capitano Garello ed ora cedo la parola al primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Buongiorno a tutti, benvenuti nell'aula di Filippo del Comune di Agropoli. Oggi con piacere vi ospitiamo qui, anche se la bellezza della manifestazione è quella della piazza, però motivi atmosferici ci spingono a stare qui tutti insieme.
Innanzitutto voglio porgere i più fervidi saluti, ringraziamenti a tutte le autorità militari presenti, a tutti i rappresentanti della città di Agropoli, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, i Vigili Urbani, ma anche le associazioni sempre presenti qui con noi, l'Associazione Reduci, l'Associazione delle Armi in pensione, la Croce Rossa, la nostra Protezione Civile, ecco, i rappresentanti delle scuole, delle istituzioni. Siamo tutti qui riuniti, ma se mi consentite un saluto particolare oggi va a questi splendidi bambini che sono venuti a trovarci qui, è un piacere averli, quindi se gradite, se volete, un applauso a loro. E sono il nostro futuro e quindi meritano tutta la nostra attenzione. Qualche riflessione anche da parte mia rispetto a questa giornata così importante, cercherò di essere più semplice possibile per cercare di far arrivare un minimo di messaggio per quel che non sono capace anche a loro, soprattutto a loro. E sì, perché la manifestazione di oggi rimanda a eventi importanti, da un certo punto di vista grandiosi, da un altro punto di vista assolutamente tragici, terribili. Sì, perché è vero, oggi noi festeggiamo, innanzitutto festeggiamo, come si diceva anche precedentemente, la vittoria del nostro esercito contro l'esercito austro-ungarico. Voi state studiando la storia e quindi lo sapete bene. Però festeggiamo anche le forze armate, le nostre forze armate, quindi a loro certamente una riflessione poi finale, perché meritano assolutamente la nostra disponibilità e il nostro saluto. Però per quel che riguarda la guerra che si citava prima, da una parte diciamo c'è questa enorme tragicità che la guerra in sé porta. La guerra è una mostruosa ingiustizia, non può essere definita diversamente. Eppure noi non festeggiamo la guerra dove siamo assolutamente tragicamente legati per i tanti caduti che noi dobbiamo ricordare oggi, eppure in quel tragico evento così terribile, così brutto, sono venuti fuori dei valori importantissimi che quelli sì dobbiamo ricordare, innanzitutto gli atti eroici, perché vedete, proprio quando si arriva al limite, proprio quando c'è un momento di grande difficoltà, ecco che viene fuori la grande forza della nostra nazione. E in quelle battaglie così difficili, così pericolose, i nostri soldati si sono resi, ci hanno onorato per la grande forza, i grandi atti eroici che in quel momento sono riusciti a stare. E immaginate che per la prima volta in quelle trincee, soldati che venivano dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria, dal Piemonte, dalla Lombardia, per la prima volta tutti insieme a difendere la nostra nazione unita. Ecco che quel senso di nazionalità, quel senso di nazione, quell'amore per la patria, per la prima volta si è manifestato in quelle trincee, e quella battaglia, quella voglia di difendere la nostra patria tutti insieme è il più grande valore che si è materializzato in quel momento. E quindi ecco, in un momento così tragico, così drammatico che è la guerra, la cosa più brutta che esiste, dall'altra parte viene fuori questo enorme sentimento nuovo, forte, grande, che tutt'oggi ci tiene insieme. Ecco perché noi oggi non ricordiamo certamente quel momento così brutto, dobbiamo ricordare certamente i caduti, ma dobbiamo soprattutto ricordare quei grandi atti eroici e quella forza che quei soldati hanno dimostrato, e che deve essere per noi un imprinting, un punto di riferimento, un momento a cui legarci sempre. I depositari di questi grandi valori sono qui davanti a me, sono le forze dell'ordine, sono i carabinieri, sono la Guardia di Finanza, i Vigili Urbani, la Capitaneria di Porto. Questi sono coloro che hanno la grande responsabilità di essere i depositari di quegli atti eroici, e vi posso garantire che queste persone che sono qui oggi rappresentate continuano a lavorare in modo eroico, perché vedete, proprio questo voglio sottolineare, il fatto che se tutti i giorni noi abbiamo una vita normale, questo avviene perché c'è gente nelle forze dell'ordine
che la fa diventare normale, perché ci protegge, perché fa in modo che nulla accade, perché fa in modo che noi la mattina usciamo per andare semplicemente a scuola e ci ritiriamo a casa in tranquillità. Perché questo possa accadere non è una cosa che viene per caso, ma c'è tutto un lavoro dietro, un impegno, momenti di responsabilità, e quindi a loro dobbiamo chiedere se tutto questo funziona. Per questo, oltre a ricordare i grandi valori che la guerra, diciamo, ha determinato, ha fatto scaturire, ha fatto esplodere, quindi questo grande sentimento di unità nazionale, dall'altra parte dobbiamo festeggiare e ringraziare fortemente le forze dell'ordine che sono qui rappresentate, come dicevo prima, perché sono loro che ci consentono tutti i giorni di vivere una vita serena e quotidiana. Quindi un secondo applauso vorrei veramente per loro e per la loro grande disponibilità. Infine, un'ultima considerazione prima dei saluti, una considerazione che va un pochettino ora anche ai tempi di oggi, alle nuove guerre che abbiamo, alle nuove difficoltà che abbiamo, che presenta la nostra nazione. Noi dobbiamo tenere sempre presente quell'amor di patria che nacque allora, nella prima guerra mondiale, e dobbiamo tenerlo ben distinto, questo amor di patria, da questi fenomeni di nazionalismo estremi che pure cominciano a essere presenti nella nostra nazione e in Europa, che sono una cosa da mettere da parte, da non considerare, perché vedete, l'amor di patria si fonda sui valori costituzionali che sono scritti nella nostra Costituzione, nella nostra Carta. L'amor di patria è quello, è riuscire a rispettare tutto ciò che c'è nella Carta Costituzionale. E invece i nazionalismi cominciano a dire, cominciano a separare queste cose, cominciano a fare due pesi e due misure, a dire: volete la sicurezza? Bene, se volete la sicurezza, noi dobbiamo mettere un po' da parte l'accoglienza e la solidarietà. No! Uno Stato che chiede ai suoi cittadini di scegliere tra i suoi valori fondamentali è uno Stato che fallisce, è uno Stato che non pensa più all'amor di patria. I valori fondamentali vanno garantiti tutti, tutti quanti e tutti insieme. Allora sì la sicurezza, sì l'accoglienza, sì la solidarietà. Le cose non possono essere assolutamente divise. È come dire un bimbo sceglie tra mamma e papà. Cosa potrebbe dire? Li vuole tutti e due, giustamente. E così noi dobbiamo pretendere dai nostri cittadini, dai nostri governanti, la garanzia totale, completa di quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. Quindi assurdo immaginare veramente di considerare che ci siano delle principi fondamentali di serie B e principi fondamentali di serie A. Assolutamente no, i nostri principi fondamentali vanno garantiti tutti quanti all'unisono, ed è questa la considerazione che voglio fare oggi. Mettiamo da parte questi nazionalismi estremi che invece vogliono privilegiare un aspetto rispetto a un altro. Non saremo più una nazione, non sarebbe più uno Stato corretto, e soprattutto non andremo a ricordare nella maniera giusta gli atti eroici che i soldati che nel 1918 diedero la vita per fondare la nostra nazione. Quindi è questo il ricordo importante e fondamentale che noi dobbiamo avere. Detto questo, ancora vi voglio assolutamente ringraziare per la presenza. Vediamo se il tempo ce lo considera, poi dopo andremo anche a deporre, come è giusto che sia, la corona di alloro, l'alloro che è il simbolo della vittoria, no? Nella storia, andremo a deporre presso il monumento dei caduti, che dobbiamo sempre ricordare nella maniera più giusta possibile. Bene, ancora una volta un ringraziamento. Voglio fare una citazione particolare oggi alla nostra Protezione Civile, che è qui rappresentata da diversi ragazzi giovani che fanno del loro volontariato un momento importante della loro giornata. Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche qualche difficoltà, qualche pioggia intensa, e loro li voglio ringraziare perché con grande spirito di sacrificio, esaltando proprio questo concetto del volontariato, che è un altro concetto importante che deve vivere nella nostra comunità, immediatamente sono usciti per strada. I primi sono stati, anche prima di me, per cercare di comprendere in quel momento di pioggia intensa di giovedì sera, mi pare,
la sera del 31, la sera della festa di Halloween, che ci fu tutta quella improvvisa acquazione. Quindi voglio ringraziarli veramente, perché poi quando succedono queste cose si attivano tutta una serie di meccanismi di controllo di quelle forze dell'ordine che ho detto prima. Eppure mi chiamano i vigili del fuoco a me, dicono: sindaco, ci sono dei problemi. E io, prima che chiamassi, attivassi il comando dei vigili, attivassi la protezione civile, questi ragazzi già erano in strada per controllare che tutto funzionasse bene. Quindi il terzo e ultimo applauso che vi chiedo è proprio dedicato a loro. Bene, spero di non avervi tediato, vi ringrazio ancora per essere stati qui e vi auguro veramente una buona giornata. Viva Agropoli, viva l'Italia! Grazie sindaco. Siccome abbiamo una platea speciale, vogliamo ascoltare dalla loro dolce voce che cos'è il 4 novembre. Hanno preparato delle letture, quindi invito i ragazzi delle quinte Cannetiello della scuola dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco a venire qui accanto a me per leggere quello che hanno preparato. Ogni anno la data del 4 novembre in tutta l'Italia è la celebrazione della vittoria della Prima Guerra Mondiale, è la giornata delle forze armate e soprattutto è l'occasione per ricordare i caduti, i morti di tutte le guerre. Le guerre mondiali, tanto la prima quanto la seconda, per noi ragazzi sono eventi ormai lontani, che in qualche modo conosciamo solo perché li troviamo sulle pagine dei libri di storia o nei ricordi dei nonni. Il rischio che corriamo non è solo quello di non conoscere i fatti, le date e le motivazioni, ma piuttosto quello di non riuscire a capire la sofferenza di chi le guerre le ha vissute, il sacrificio di chi in queste e in altre guerre ha perso la vita. Se non riusciremo a capire il dolore ed il sacrificio di tanti uomini, donne e pure bambini, saranno stati inutili, perché avremo perso l'unica grande lezione che una guerra può dare, cioè la sua stessa assurdità. Ogni guerra è una follia, ogni guerra è un errore, nessuna guerra è indispensabile. Nessuna guerra è giusta, non esiste litigio che non possa essere sanato con il dialogo, non esiste conflitto che non possa essere risolto con la diplomazia, non esiste ingiusti che richieda la violenza per essere sconfitta. Insomma, non c'è nessun motivo per cui la guerra debba ancora prevalere sulla pace, e la pace deve essere l'unico vero obiettivo, l'unico vero ideale per noi ragazzi che abbiamo fortuna di non aver mai visto la guerra con i nostri occhi. Quando pensiamo ai caduti di tutte le guerre, dobbiamo capire che sono morti solo per lasciarci in eredità la pace. Ricordiamoci che la pace è un tesoro prezioso da difendere. Ma per difendere la pace non dobbiamo pensare alle grandi potenze mondiali, ai politici che prendono le decisioni importanti, agli eserciti che impugnano le armi. Dobbiamo cominciare dalla nostra piccola realtà, dalle situazioni in cui viviamo, la scuola, la famiglia, la squadra di pallone, il gruppo degli amici. A volte non ci rendiamo conto che anche qui ci sono delle piccole guerre e dobbiamo fare il possibile per evitarle. In fin dei conti, spesso basta un sorriso, una parola, una mano tesa. Infine, non possiamo ignorare che nel mondo ci sono ancora
tante guerre e che ogni giorno ragazzi come noi soffrono e muoiono nei conflitti, senza contare poi i bambini che vengono arruolati, armati e costretti ad uccidere come bambini soldato. La festa del 4 novembre non può essere solo un ricordo del passato, ma deve diventare un progetto per il futuro, un progetto di pace in cui tutti noi ragazzi siamo chiamati ad essere protagonisti. Viva l'Italia! Bravissimi, grazie ragazzi delle quinte Cannetiello dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, ma un ringraziamento speciale va alle insegnanti che sono il cuore pulsante di questi bambini e che ogni giorno insegnano con amore loro questi valori. Grazie ancora, anche noi oggi ci siamo arricchiti un po' di più attraverso le letture di questi nostri piccoli amici. E speriamo che ogni anno, ad ogni manifestazione, siate sempre più numerosi. E adesso la consegna da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri, da parte del vicepresidente Giannella Giuseppe, della tessera socio-familiare al sindaco della città di Agropoli, Adamo Coccola. Vi disponete al centro così abbiamo la possibilità di mostrare alla platea al meglio questa consegna. Mi auguro di tenerla sempre custodita perché è importante. Grazie dell'accettazione. Volevo ringraziare naturalmente questo splendido pensiero dell'Associazione Carabinieri in Pensione, insomma, forse mi toccava anche perché tutta la mia famiglia ci sono carabinieri ormai in pensione, mio padre, i miei due zii, quindi come sapete io sono cresciuto, insomma, in una caserma, seguendo mio padre nei vari giri che, come succede, a tanti carabinieri devono passare di città in città per svolgere il loro dovere. Quindi sono non solo felice, ma io sono orgoglioso di aver ricevuto questa tessera che certamente terrò sempre con me e cercherò, per quel che sarà possibile, di onorarvi sempre. Grazie a voi. Partecipanti. Grazie ancora all'Associazione Nazionale Carabinieri e i ringraziamenti vanno in particolar modo al sindaco della città di Agropoli, a tutti voi presenti, ai carabinieri, ai finanzieri, alla Capitaneria di Porto, alle Guardie Forestali, ai Vigili Urbani, alla Croce Rossa e alla Croce Rossa Militare, all'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione, all'Associazione Nazionale Finanziari in Pensione, ai combattenti e reduci, al Gruppo Comunale della Protezione Civile della città di Agropoli, alla Banda Città di Fisciano, a tutti coloro che fanno parte del Centro Polivalente Cavalier Pietro Antelmi per la fattiva collaborazione e presenza ad ogni manifestazione, a tutti gli assessori, consiglieri comunali presenti, ma un grazie, lasciatemelo fare, come sempre, ad Ottavio Moretto che nonostante la meritata pensione è sempre presente ad organizzare queste manifestazioni importantissime per noi cittadini. Un grazie anche a tutti i dirigenti scolastici che ci hanno dato la possibilità di avere questa platea importante di bambini che ha colorato questa giornata un po' grigia. E quindi adesso, siccome il tempo credo che ci abbia dato una tregua, possiamo fare il nostro corteo fino al monumento dei caduti per deporre la corona, ma prima concludiamo questa mattinata all'interno dell'aula consiliare con l'inno di Mameli.